Amici di Akiba Stop, amici, amici, eccoci qua, siamo arrivati, siamo pronti per un nuovo speed video. E grandi novità, questa settimana è bella pregna come novità. Ma prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo di stare con gli occhi bene aperti, perché a breve inizieremo a farvi vedere i disegni che sono presenti nell'albo Lucca Limited Edition Campfire 2021. Quindi mi raccomando. E quest'anno è una figata. È una figata, siamo molto orgogliosi di questo albo. Quindi l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, perché potrete avere l'albo con autografi e sketch di tutti gli autori. E sono, sono 20, E sono 20 quest'anno, il doppio, anzi più del doppio dell'anno scorso. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, like alla pagina Facebook e quella Instagram, perché in questi giorni inizieremo a spammarvi questi fantastici disegni limited edition. Bene, caro Alex, partiamo subito e gettiamoci a capofitto nelle novità. Allora, Children of the Whales, volume 18, Star Comics, euro 5,90. E guardate che figo. C'era uno scoiattolo gigante, ho visto. Però non torniamo indietro per non spoilerare troppo, anche perché il video sarà bello possente questa settimana. Poi, attesissimo, ne vedete qui, ne vedete qua sotto un pack, non fatevi distrarre da quello che c'è di fianco. Numero 5, finalmente, dopo mille rinvii, di Full Metal Alchemist Kanzenban Edition. Numero 5 di 18, guardate che bello che è, il prezzo è sempre di 12 euro, e lo sfogliamo un pochettino. Qui protagonista, come da copertina, ci sarà la maestra dei fratelli Ehrlich, che è uno dei personaggi più fighi dell'intera saga. No, non inquadri, no. Non inquadri di qua. Twin Milf è in celofanato, purtroppo si può vedere davanti, e anche di avere, non è troppo sconcio, dai, si può vedere. Sì. 7,90€, costa anche meno. L'addestramento delle gemelle della bellezza, dalla bellezza matura, scusate, si fa sempre più intenso. E non vogliamo sapere come si addestrano. Novità della settimana, volume 4 di Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Con questa bella elfa, è un elfa o un elfo questo? Boh, non si sa. È un elfa. Sì, è un elfa. 7,50€. Questa volta non avrò nessun rimpianto. Da Panini Planet Manga. Un bel isekai. Un bel isekai, visto che ultimamente ce ne sono pochi. Ieri sera abbiamo fatto anche la recensione in radio su Akiba Style di un altro isekai, quindi cercate il podcast e andatevela a riascoltare. Numero 2, Obsessed with a Naked Monster. Con il bollino, perché per un pubblico esplicito è euro 6 e qualcosa, penso 6,50, ma è in celofanato. Shadow House, novità a cavallo della scorsa e questa settimana, in realtà, ma c'è stato qualche ritardo, a noi è arrivato questa settimana, eccolo qui, il prezzo di 6,50€, lo sfogliamo, anche perché i più attenti di voi che lo seguono sapranno che in ogni numero di Shadow House, eccolo qui, la cartolina. C'è la cartolina. Intanto mi suona il telefono. Giusto, controllo. Vabbè. Ok. Volume 15 di GTO Paradise Lost di Storu Fujisawa, il seguito di Great Teacher Onizuka, sta continuando. È truce, hai visto? È truce. No, è truce di brutto. 6,90€, eccolo qua. Perché Onizuka è finito in galera? Come vedete, c'è un po' di roba ambientata in galera, e poi ci sono i flashback che lui, appunto, in cui lui spiega come mai è finito in questa situazione. Gintama numero 75, anche questo si avvia verso i numeri di One Piece e il Detective Conan. No, pensavo verso la fine. No, e di solito la tiri. No, quando... non finirà mai. Eccolo qui, scusate, Star Comics 4,90€. Anako-kun o Anako-kan, come dicono tutte le ragazze e anche qualche youtuber, però noi sappiamo che si dice Anako-kun, questa volta facciamo noi, no? Quelli che cazziamo in giro. Eccolo qua, volume 12, 5,90€, anche questo uscito a cavallo della scorsa e di questa settimana, ve lo facciamo vedere. Eccolo qui. Andiamo avanti, abbiamo Jojolion numero 25. Questa bella copertina rosa. Questa bella copertina rosa, 4,70€, un prezzo, come dice quello là, ragionevole, sicuramente ragionevole. Come dice Pievo, eccolo qua, il nostro amico su TikTok, anche lui, va bene. Jojolion, novità della settimana. Novità della settimana per il numero 90, come dicevamo, è... One Piece numero 90 della New Edition. Eccolo qui, New Edition, quindi quello con la costina bianca.
che è leggermente indietro rispetto al, allo Young, Young, che dir si voglia, ma comunque prosegue. Shirayuki dai capelli rossi, novità della settimana, volume 7, un sacco di novità questa settimana, ragazzi. Eccolo qui. La scorsa settimana ne sono uscite poche. La scorsa settimana era scarica e ci rifacciamo in questa settimana. Shirayuki dai capelli rossi, Star Comics, morbidollo, sempre bello, 5,50€. Poi, rimaniamo in casa Star Comics o andiamo in Japan? Andiamo in Japan, perché tanto lo sappiamo che lo aspettavate tutti. Rent a Girlfriend, nuovo mega successo con storia d'amore di J-Pop. Il prezzo è di 5,90€. Ci piace l'idea di essere come dei cerotti che si applicano sulle ferite. Vabbè, queste massime fantastiche, esatto, di vita, continuano le avventure del nostro sfigato eroe, appunto, che fa l'errore più grosso della sua vita per bullarsi con gli amici, quindi di affittare una ragazza, e da lì degenera tutto, dei casini incredibili, ma fa molto ridere, molto simpatico, e poi c'è la storia d'amore, quindi se vi è piaciuto Quintessential o vi sta piacendo We Never Learn, mi raccomando, lanciatevi su Rent a Girlfriend. Intanto torniamo in Star Shop, Star Comics, con Detective Conan, volume 4 di questa nuova edizione con sovracoperta, che tanto piace ai collezionisti, perché praticamente è uguale identica a quella che esce in Giappone. E quindi, se non l'avete ancora iniziato, questo è il momento di spararvi sti 99 numeri. E probabilmente lì è una dura lotta, perché chissà se finirà prima One Piece o il Detective Conan. Molti puntano su Conan, comunque. Sì, perché One Piece c'è già stato qualche avvisaglia, ma sì, non c'ho più voglia, finisco, non finisco, siamo alla fine, ultimi capitoli. Conan non accenna proprio niente. Summertime Rendering, Rendering volume 13, eccolo qui, novità della settimana. Ci sono dei mostroni, ecco qua, 5,90€. Poi c'è Beastars, ragazzi, Beastars sì, sarà la fine. Siamo quasi, ecco, numero 21, 7€, il fumetto rivelazione del 2018, e quindi è dal 2018 che va avanti, siamo nel 2021, eccolo qua. Gente, cioè, visto che sono tutti antropomorfi, gli animali hanno anche la museruola, invece che le manette gli mettono la museruola. C'è scritto fine? Andiamo a vedere senza spoilerare. No, ma non è fine. Cicre. No, non è finito. Andiamo avanti. Shaman King, ormai un appuntamento fisso, di ogni 15 giorni esce un volume di Shaman King. Come sempre, che ci piace farvi vedere la differenza tra old e new, questa è la nuova copertina, questa è quella vecchia. Ribadisco, a me piacciono sempre di più quelle vecchie. Sì, alla fine cambia solo la colorazione. Esatto. Questa colorazione qui è un po' più smorta. Euro 5,90. Paginetta colori. C'è una paginetta colori, esatto. Vabbè, Shaman King. Shaman King, l'è sempre Shaman King. Novità della settimana, molto atteso, sta andando forte questo, I viaggi della strega. C'è anche il sottotitolo The Journeys of the Elaina. Pensavo The Witch, invece Line. Quindi abbiamo scoperto il nome di questa strega, non è un grosso spoiler perché siamo già al terzo volume. E siamo al numero 3, ragazzi. Fortunata serie anche questa di... Sta piacendo, eh? Esatto, sta piacendo soprattutto alle ragazze, chiaramente. Però comunque non è affatto male come fantasy. Anche qui un po' Harry Potter, anche se... Il vero Harry Potter shonen lo vedremo sempre in questo video, perché è arrivato. Comunque euro 7,50, perché Planet con la sovracoperta, e quindi se la fa pagare. Allora, e quindi number one, adesso number due one. Robe, due numeri uno attesissimi da me. Poi magari a voi non fregherà niente, voi dite no, datemi ancora Darling in the Franxx, e invece vi facciamo vedere due chicche. Allora, Adu, di questo si sa poco effettivamente. L'hanno bullato, pubblicizzato come una roba simile ad Akira. Già c'è sto ragazzino con sta cosa qui, sto braccio floreale, ecco, diciamo così, che insospettisce un po'. Mi attizza. Dietro c'è una sosia di C18 con la moto. 6,90€, andiamo a sfogliarlo, ragazzi, perché non c'è scritto niente, cioè non si sa nulla. Però effettivamente lo stile è un po' a metà, adesso sfogliandolo, tra un Akira e un Dragon Ball, a me sembra. Cioè, un po' ci sono però più Akira, eh. Guardate il tratto del disegno, sì. Assolutamente ricorda tantissimo Akira nel disegno. La vicenda sarà anche quella simile, si saranno ispirati. Vedremo, lo scopriremo, questo qui lo leggerò sicuramente e poi vi sapremo dire quando esce il numero 2.
nel prossimo video. E poi altra chicca, ragazzi, questo qui invece non dico che ci scommetto subito, però Planet... sarà sicuramente carino. Planet Manga, no, Planet of the Fools e Planet of the Bastards, no, nel senso, ciao Panini. Allora, Planet of the Fools di Hiroki Endo, che è l'autore di un capolavoro di fantascienza che si chiama Eden, che stranamente non è stato riproposto, perché sarà una delle prossime robe, perché ragazzi, se questo piace sicuramente andranno a recuperare anche Eden. 7 euro nonostante la sovracoperta, non 7,50, i Viaggi della Strega va di più, si vabbè, sti cavoli, la strega tira di costa, più comunque costa. Le angherie subite da parte di bulli e razzisti sono niente in confronto a quello che sta per succedergli. Maki, a causa di un coltello che la sua famiglia si tramanda da generazioni, lui è Shinta Eira e vive sul lontano pianeta coloniale Slass. Fantascienza estrema dall'autore di Eden. Non so cosa significhi fantascienza estrema. Se estrema, estrema. Extreme sci-fi. Gente sbudellata, sì, comunque anche Eden per quello che non estrema. Le veniva a dire, diciamo che era abbastanza violento. Il disegno effettivamente lo si vede che è un po' retro, un po' Alita, ecco, un po' anni 80-90. E niente ragazzi, questo qui lo aspettavo di brutto, quindi non vedo l'ora di leggere questo qui e Adu. Quindi vi sapremo. Ah? Adu. Aduken. Aduken. Andiamo avanti, Yotsuba volume 13. Questi sarà l'ultimo? Erano i due numeri uno, sarà l'ultimo, no, sarà Ferguson. Gli metto il dubbio adesso. Eh sì, perché ormai viviamo nel terrore, no, che noi non vogliamo spoilerarci di quanti numeri sono le opere, perché è bello così. Continua a dicembre, quindi direi di no. Come continua, non a dicembre ma subito, perché le nostre lettrici erano impazienti di leggere il nuovo numero 7 del mio dannato rivale, ragazzi. Eccolo qua. 7,50 euro, che frustrazione subito. Chissà come mai, lo sfogliamo. Tanto... c'è scritto fumetto per adulti, ma non è in celofanato, quindi noi ce ne sbattiamo. Si può. E lo sfogliamo. Non ci sarà. Fregandocene di scene zozze e robe. Non c'è niente. Purulente. Ma non c'è niente. Non c'è niente, ma peccato. Novità della settimana, Sing Yesterday for Me. Ecco qui. Riproposizione dell'opera di Kei Tume in ristampa. Molto molto particolare, anche questa è un po' retro come disegno, ma noi ve la consigliamo perché effettivamente ci sta. Se volete, se state cercando una storia d'amore un po' atipica, vi consigliamo questo Sing Yesterday for Me da Planet Manga con sovracoperta. Quanto costerà? 7,50. 7, no, perché effettivamente è un po' smollo. Allora, novità della settimana anche questo, anche qui chissà se finirà col numero 9 o saranno 10, non si sa. The Killer Inside 9. Allora, devo dire che dopo un'esaltazione iniziale, non lo so, mi sta un po' calando, Secondo me è quasi ora di chiuderlo con un finalone col botto, secondo me, almeno fossi nell'autore. Poi vediamo, è bello spesso. Quindi potrebbe? Potrebbe. Ecco qua. Però non spoileriamo tutto. Andiamo veloce perché non si può spoilerare, eccetera. 7 euro, vediamo. Guarda un po'. Se c'è scritto fine. Sei tu. Ah, no, perché no, c'è, sei un, tu c'è, però c'è il cliffhanger, come avevo detto, vedi, ci stava, c'era bisogno di ravvivare. Boh, ti sei spoilerato, sei contento? Sì, no, beh, non so chi era, cioè sei tu e c'era la faccia di uno che non ho mai visto, fortunatamente, quindi. La Fenice, così per dirlo, The Phoenix. La Fenice, le origini, volume 12, l'ultimo, questo dovrebbe essere l'ultimo, incompiuto purtroppo perché il buon Tezuka non è riuscito a portare a termine l'opera. Però per chi lo sta collezionando dovrebbe essere l'ultimo volume uscito. Andiamo a vedere cosa dice, se dice qualcosa, note, così. No, finisce così senza dire niente. Boh, sul più bello. Magari non era l'ultimo in realtà. No, comunque dovrebbe essere l'ultimo. 12 euro. Violence Action Satisfaction da J-Pop. Eccolo qua. Range Asai, Original Story Shin Sawada, bello giallo, esatto, tutti gialli, la copertina... volume 3, 6,50 euro. Qui ci sono un po' di scorci, di panorami. Anche bambinetti. Qui, bambinetti, un po' survival, anche qua si combatte per salvarsi la vita in questa ambientazione distopica. È un po', ricorda un po' Gunslinger Girl. Drifting Dragons, ragazzi, numero 10, eccolo qua. Si cucina. Si cucinano draghi, anche questo sarà un drago, sono molto strani questi draghi, non sono propriamente come ve li immaginate voi da un mondo fantasy, però ragazzi il disegno è veramente figo e continuano le avventure di questa nave che si chiama Queen Zaza o Zaza come l'ispettore.
dove si cacciano draghi e si cucinano golosissime pietanze. Ci sono anche le ricette, nel caso vi imbattiate in un drago o lo trovate al mercato così a trance, potete riproporre la pietanza. Il prezzo è di 7 euro. E Infinity Force, questo non usciva dall'anno scorso almeno. Sì, sì. Questo qui è un minestrone di tutte le serie Tatsunoko, quindi ci sono tutti i personaggi da Tatsunoko. Qui vedete un Kyashan in ottima forma e siamo al volume 8. Praticamente è un isekai con i personaggi della Tatsunoko. Quando uscì il primo volume io non sapevo neanche cosa volesse dire isekai, quindi erano già avantissimo, erano qua. Praticamente sono tutti gli eroi della Tatsunoko che si ritrovano nei giorni, vengono catapultati nei giorni nostri dalla matita di una disegnatrice che è fan dei fumetti, li disegna e vengono fuori questi. Vabbè. Degno dei migliori sceneggiatori della Disney. Voilà, numero 7 di Oda Saburo Nobunaga, un manga che è quello che leggo solo io, questo, però vi facciamo vedere le tavole. Perché è l'unico manga che attualmente sta disegnando di suo pugno il maestro Tetsuo Ara, cioè storico disegnatore di Ken il Guerriero, e si vede. Voilà. La bomba. Il prezzo è di euro 7,50 e passiamo. Sì, ma non è una novità questa, però... Anche questo a cavallo della scorsa settimana. Esatto. Toilet Stories, uno di due, sono anche due volumi e sono... Toilet Stories, ragazzi. Sono storie da leggere rigorosamente al cesso, se no non fanno effetto. E che dire, lasciare il bagno pulito grazie in anticipo. Boh. E alla fine questo libro parla di bagni, perché in bagno nascono delle storie. Fantastico. Lo voglio leggere anch'io subito. Adesso che ho visto che sono racconti. Aspetta, cos'è che c'è dietro? Una raccolta di racconti per tutti i bisogni. Boh. E quando finisce poi la carta sono cazzi, però. Vabbè, per tutti i bisogni o al limite se siete in crisi. Strappi una pagina. 13,90 euro. Alla faccia do Ramaz. Va bene. Allora, abbiamo il volume 2 di Manga Senpai Plus. European Top Manga Artist. Sti cazzi. Comunque, sicuramente tra le varie pubblicazioni di questo genere, quella più bella, è curata, sì, meglio, perché ci sono diverse storie. All'inizio abbiamo anche degli approfondimenti, guardate su Demon Slayer, Parola alla Star, interviste, cioè figo, ragazzi. Se dovete sceglierne uno, io andrei su questo qua. Manga sempre Plus, costa tutti blush. 5 euro. O Blush. O Blush. Blush, 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 Blush. Marauders, passiamo un po' di americani. Marauders numero 19, 3 euro. Ecco qua. Non le strappine su questo numero. Sì, 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 qua. È il numero delle strappings. Andatevi a vedere i numeri vecchi se volete sapere a cosa ci riferiamo quando diciamo strappine. Dylan Dog Old Boy, Fiori di Zucca, speciale Halloween, guardate che figo sto cosa qua, con un paio di storie inedite che sono i figli dell'illusione e lei abita ancora qui. Il prezzo è di 6,90 euro e due storie inedite di Dylan Dog, quindi se non vi basta il Dylan Dog mensile, classico, potete lanciarvi su questo. Rorschach, lo spillato, 3 euro, anche se non vedo il prezzo perché... dallo spessore, infatti. Ormai a tatto si riconosce il prezzo. Sì, il prezzo, anche senza il braille, lo riconosciamo. Poi Cable, anche questo qui, brossurato, depressione, novità. Un volume unicamente dedicato al viaggiatore nel tempo, all'X-Men, quello che arriva dal futuro con le sue tecnologie... E c'è anche Deadpool alla fine, c'è, attenzione. C'è Batman. No. Vabbè, no, Batman no, sì. Era Batman, eh. Ma no, no, c'è Deadpool. Allora, Lux Astra. Novità della settimana, volume 5, valore. Tac, lo apriamo. Azzurrino. Sempre volume di pregio, sono sempre azzurrini. Volume di pregio, dovrebbe essere l'ultimo volume questo. Come tutti. Ma no, è vero, questo qui, dai, sto no, giro. No, ma non è vero. Ma no, non è vero. Cose, dai, sì. Ma non è vero. Fan art. Andiamo a vedere. Ci sono le ricette, cosa c'è? C'è scritto fine. Oh. Allora sì, allora è finito. È finito, è finito. Vabbè, comunque c'è scritto fine. Io mi pulisco la coscienza. Novità della settimana, la spada di Azrael. Di sì. Andiamo a leggere perché purtroppo non si può sfogliare in celofanato. 18 euro. Un angelo caduto in fiamma Gotham. Jean-Paul Vallée si è appena sentito dire dal padre morente che la sua famiglia fa parte di un'antica società segreta chiamata Ordine di Saint-Dumas e che lui è l'ultimo di una lunga serie di letali assassini. L'esperto in informatica Jean-Paul, se mi sei madre, oh madre, è stato trasformato nell'arma inresistibile, questa è una citazione, mi raccomando, citatore allerta,
inarrestabile conosciuta come Azrael, ma quando è costretto a prendere di mira Batman inizia a mettere in discussione la sua missione. I leggendari autori Dennis O'Neill e Joe Quesada, affiancati da Kevin Newland, firmano l'esordio di uno dei personaggi più controversi del fumetto americano. Ecco qua. Ma attenzione, abbiamo... Ma che copertina c'è? C'è il Rancor. C'è il Rancor, l'Alta Repubblica, è cavalcato da un Jedi, tra l'altro, ragazzi. Quando mai lo vedrete, guarda qui. Madonna. L'assalto dei Jedi. Ma cosa c'hanno? I piercing al naso? No, sì, boh, evidentemente sì. Perché sono, c'è un Hutt, tra l'altro, sì. Anche si sono alleati con un Hutt, perché non te lo racconto, perché sennò spoiler. Comunque, c'è un'alleanza Jedi con Hutt. Vi dico solo questo. Ovviamente 3 euro. Fritte. Perché si sente qua. Allora. E adesso è il momento. Adesso un breve riepilogo della roba che sta uscendo. Un po' di cartonati. Questi qui sono tutti must. Cartonati dei must have. Quindi Deadpool, Daredevil, Wolverine, Guardiani e... Aspetta un attimo che cerco di andare... E Spider-Man. Spider-Man. Poi Spider-Man. Batman il mondo. Qui è tutta roba già uscita. Comunque sono... I coraggiosi e gli audaci, che l'hanno tradotto, è bruttissimo. In realtà sono i volumi Brave and Bold della DC, riproposti in questo omnibus fighissimi. Ecco qua. Poi abbiamo la fantastica rivista dei Pokémon. Eccola qui. Ci siamo distratti un attimo, sì. Intanto. Volume 4, magazine ufficiale, con le buste che sono di Evoluzione Eterna. Che noi pensavamo, abbiamo detto vai che mettono gran festa, e invece cicla, col ragazzi. Cavolo. Guardate che bella edizione questa qui di Alex Ross, di Batman Guerra al Crimine. Ma che legge tutto, disegno. Sì. Ecco, e adesso rischiamo. Perché no, non qui, rischiamo. Questa è novità. Lo rischi? È a rischio. Vai. Questa qui è novità, Samuel Stern torna nelle fumetterie. Attenzione, quando... Purtroppo gli ultimi volumi della scorsa serie erano soltanto per edicola. Torna in fumetteria con questa qui, che è l'edizione normale, cartonata. C'è anche una variant super limited, che però in questo caso dobbiamo dire bastardi, a Bugs Comics, bastardi, perché ce l'hanno fatta ordinare e poi ci hanno mandato una mail dicendo che... Col cavolo. No, allora, non si sa, nel senso... Potrebbero non arrivare perché ne stampate troppo, cioè, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso quella normale, anche per un nostro cliente Giulio, che salutiamo. Ciao, che è Giulio. Anche mio amico, che è arrivato mesi prima, fa che figata Samuel Stern, però... Vabbè, leggerselo legge, a colori, cartonato, comunque sempre un'edizione di pregio, però non, è non variant. C'è la variant, purtroppo 19,90 tra l'altro, chissà la variant. Qui abbiamo il grande libro di Catwoman, Arlene, che ve l'abbiamo già fatto vedere negli scorsi video, quindi potete... Attenzione, potete andare a recuperare. E ragazzi, siamo arrivati al momento. L'abbiamo tenuto per come fil rouge alla mai dire banzai. Eccolo qua. Atteso da grandi e piccini, il Meshul Cream Puff Pack. Eccolo qui. Allora, di Meshul ci sono. C'è il volume 1 che non ce l'hanno ancora mandato, quindi probabilmente sono in ritardo con l'estate. Strano. Hanno deciso di fare il pack. Comunque, deve arrivare il volume 1, che è questo qui che vedete qua, normale. Il volume 2 normale, che uscirà prossimamente, e poi c'è la variant del volume 1, che è la Muscle Edition, e poi uscirà la variant del 2, che è la Magic Edition. Ma questo qui è il pack con primo e secondo in anteprima, versione standard, ma non solo, ma perché all'interno, non riusciamo a vedere, parte, comunque sì. Da qualche parte, c'è una cartolina lenticolare che voi la spostate e cambia forma praticamente, sai quelle che si usavano una volta? Sì, quelle... Il prezzo del cofanetto è di 9 euro, contiene Magic e Muscle su 1 più 2 più una cartolina lenticolare in omaggio. Quindi tutti quanti l'hanno ordinato, era anche super limitato da ordinare questo qua, ragazzi, perché bisognava ordinare un fraccaio di copie normali che poi non ci hanno mandato. Quindi sono fantastico. Arrivate per ora solo queste, arriveranno arrivano. Comunque il pack è disponibile per chi l'ha ordinato, accorrete donne. Ok, adesso andiamo a vedere un po' di restock, che restock proprio non sono, perché abbiamo Naruto Color, che finalmente è arrivato in blocco un po' di volume per chi l'ha dal iniziato 9. Qui da noi in fumetteria. IQ256, un po' di Fire Force, che è tutto in ristampa, un po' di Death Note, Kentaro Miura, ecco, Berserk Collection, qui ancora Death Note, Vagabond 10, ristampa illustre, Fire Force 223, Zebra, Real 2, Red Eyes 24, questo è novità, Sì, si quello l'abbiamo infilato, vabbè. Peccato, vabbè, non lo recupereremo mai più. Intanto suonano i telefoni, ragazzi. Tutti vogliono Mashal. Esatto, Dragon Ball terzo volume, Dragon Ball, questo qui è il Super, Fire Force 2 e 4,
Deaton 5-4-10-9, One Punch Man, un po' di restock, un po' di restock di Naruto, Promise Neverland, Food Wars numero 1, 5 e 4, attenzione, numeri bassi, Promise Neverland, Beastars, quasi tutti gli ultimi volumi della serie, qui ancora Fire Force, come vedete, Bleach, Fire Force, My Hero Academia, i primi volumi che erano andati esauriti, il primo volume di Full Metal Alchemist, Tokyo Ghoul, Umibe no Intranger, volume unico, Gran Blue Fantasy, Jujutsu, un volume 7, ci è arrivato. Stiamo aspettando ancora le grandi ristampe che Panini ha promesso entro la fine di ottobre. Siamo al 20. Che c'è ancora una settimana. Sì, c'è ancora una settimana. E uscirà tutto la prossima settimana. Volume 4, Attacco dei Giganti 4.33. Volume 5 di Naruto, Silent Voice 1, con anche il cofanetto Ultimate Box, che è ritornato. Però se lo volete singolo, c'è l'1. Serafino della fine 11, un po' di Naruto, Tokyo Ghoul, Sword Art Online, anche qui Tokyo Revengers 6, ma attenzione perché Tokyo Revengers 1, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, come? Danmachi 1 e 7, 1 di The Killer Inside, che finalmente possiamo, tutti quelli, ultimamente tutti un thriller, voglio un thriller, adesso finalmente c'è il thriller. Sta vedendo, non lo vorrà più nessuno. Non lo vorrà più nessuno. Ma Hero Academia anche qui numeri bassi, c'è l'1 che l'abbiamo visto di là. Ma qui c'è anche il 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trick e track. Tutto l'innominabile sorella che ce l'hanno preso in blocco, che non se lo caga mai nessuno, ma io ve lo consiglio ragazzi perché è molto bello, perché c'è un po' di thriller, un po' di ecchi, un po' di roba rapporto fratello-sorella, ci sta di brutto. Ma soprattutto roba che è andata esaurita subito. Darling in the Franxx, ce ne sono tornati 5 volumi, tutti lo vogliono, tutti lo cercano, speriamo bastino. Ma ragazzi andiamo a scavare qui sotto, venga venga. Vai, arrivo. Perché qui abbiamo Monster volume 1, sono tutti volumi 1, sì, sì, volume 1 di Monster. Manca anche il 2, però intanto c'è l'1, quindi potete iniziarlo. Allegramente anche direi, o no? Sì, un po' allegramente. Vedrai, vedrai come vanno via come il pane. Ok ragazzi, abbiamo finito anche per oggi, grazie mille per essere stati con noi. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, prossimo video goloso. Saremo in pieno campfire, quindi chissà quando uscirà, chissà, magari faremo un video unboxing del campfire, magari un video unboxing della bag, che le bag sono arrivate oggi ma sono ancora sigillate. Però vi ricordiamo, recuperabili dal 22, quindi da venerdì inizia il campfire, potete venire a prendere le vostre borse. Se volete, come già state facendo alcuni, stanno facendo alcuni di voi, ve le spediamo anche noi. Dovete e potete anche inserire un bell'albo, dai, l'albo commemorativo. E potete inserire, ecco, l'ideale è fare la bag, noi vi inzichiamo dentro anche il nostro albo commemorativo Limited Edition, che è una figata pazzesca quest'anno. Adesso ve lo, comunque lo sappiamo che poi dovete vederlo, voi volete vederlo, ve lo faremo vedere. E annusarlo anche. Annusarlo no, se siete, dovete venire al negozio per annusarlo. Altrimenti ve lo possiamo spedire insieme alla bag. Ovviamente la bag la spediamo insieme a un ordine che magari fate da noi con qualche fumetto, diamo questo servizio in più, possiamo anche farvi arrivare la bag. Quindi contattateci, info@chibastop.it o sui nostri social se volete l'albo, la bag o altri fumetti come sempre. Quindi un saluto da Matteo e da Alex e ci vediamo alla prossima. Ciao! Akiba Stop. Akiba. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop. Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.